Spettacolo e cultura, la rubrica d'approfondimento a cura di Federico Mancini. Allora, eccoci qui con un nuovo appuntamento di spettacolo e cultura a cura tua, Federico, ma anche in generale, chiaramente, della nostra radio. Allora, ci abbiamo l'ennesimo contributo, perché l'abbiamo detto, in gran parte questa sarebbe stata una puntata tutta dedicata a Bud Spencer, perché lo merita lui, non Sì, vogliamo abbiamo essere... cercato, anche se non direttamente, di fare dei collegamenti. Esattamente. E quindi, Bisogna prego, fare una premessa, in questo dici caso, pure. l'audio in spagnolo. Abbiamo preso una, ecco, vedi, prima parlavi giustamente di persone che ci ascoltano, di persone che ci ascoltano anche da fuori, quindi in questo modo li accontentiamo, i nostri amici spagnoli, nel caso specifico. Allora, quest'audio è una, fra l'altro brevissimo, quindi dura pochi, non dura neanche un minuto. Bud Spencer era in quel momento, veniva intervistato da una TV spagnola, e chiaramente anche lui parlava in spagnolo. Intervistato appunto sul momento, ci ha tenuto a precisare, ecco, questa cosa sulle proprie origini, quindi sul napoletano. Ecco, diciamo, facciamo una cosa: ascoltiamo prima l'audio, ascoltiamo prima. Non svegliamo troppo, Non svegliamo vediamo. troppo, ecco, diciamo che ha Ascoltiamo molto a che fare, chiaramente, sulle sue l'audio. È origini, chiaro. è in spagnolo, quindi diciamo è abbastanza Questo. comprensibile, ecco, non che le altre lingue non lo sono, però chiaramente lo spagnolo è un po' più malleabile, da questo punto di vista. Noi ci ascoltiamo praticamente, il player mi dice che sono proprio 34 secondi, Perfetto. quindi ci ascoltiamo questi 34 secondi e poi commentiamo per quel poco che c'è da commentare su questa rivendicazione delle proprie origini, in senso chiaramente positivo, del grande Bud Spencer. Bien. No, no, es verdad, es verdad. Oiga, y ahora que hablo con un italiano, que hace muchos años que no hablo con ninguno, ¿por qué ese lenguaje no verbal de la mano? ¿Por qué No, esto? antes de todo tú estás hablando con un napolitano y no con italiano. El territorio es muy importante. Sí. Tú, por ejemplo, no te llamas Andrés, te llamas Andreu. No, claro. Porque. Soy catalán. Ecco, avete Ah, visto questa precisazione? vedete questa grande intervista. In poche righe ha detto tutto, come diceva il Esattamente. Il buon Totò. territorio è más importante, quindi è importante. Quindi, anzi, ha fatto questo confronto con Andrés, che in realtà è Andreu in catalano, e c'è questa rimarcazione, no, caro Federico, vero? Certo, perché questa simbiosi col territorio di nascita non è soltanto, diciamo, napoletana, è anche in tutti gli altri paesi. Alcune identità sono sempre presenti, come i baschi, come si può dire Esatto, in Spagna, esatto. e quindi anche nella Catalogna si può dire che c'è un'identità diversa Certamente, dal ma anche nel contesto. napoletano, Neanche appunto. nel napoletano, e questa intervista diciamo, Chiaramente, noi abbiamo rappresenta ascoltato un estratto, chiaramente, di questa bel, lunga intervista. penso che per sommi capi l'avete capito, il commentatore ha chiesto a Bud Spencer come mai Il gesto delle mani, il perché fai questo gesto delle gesto? Il mani gesticolare. quando parli fai questo gesto delle mani, che cosa significa? Lui ha giustificato, tra virgolette, che non è una giustificazione, ma è un voler Certo. rimarcare la propria origine. Ha detto: noi napoletani, per farci capire meglio, gesticoliamo Certo, perché esatto. siamo napoletani, non siamo italiani, nel senso Esattamente. abbiamo il sangue Per sommi caliente. capi è questa, Abbiamo diciamo il la sangue cosa. qualinte, cerchiamo a far capire, se una persona non l'ha capito, con lo Con i specifico, con i gesti si fa gesti, capire meglio. diciamo, rafforzare il senso delle parole.